Amici sportivi, buonasera e benvenuti a Tutto Campo. Dunque, il Pescara ha fatto 10 punti in 4 partite, un risultato sicuramente positivo, difesa migliorata e domani all'Adriatico ci sarà il Perugia. Ne parleremo insieme a tanti argomenti, tra i quali anche il mercato, con gli ospiti di questa sera. Innanzitutto, un buonasera a Luigi Mascia e a Walter Nerone. Buonasera, ben Buonasera. trovati. Allora, Walter, Pescara più concreto, difesa che risponde meglio, però non ancora il Pescara che tutti si aspettavano dal punto di vista estetico. Io sto aspettando che qualcuno si lamenta, 10 punti ogni 3 partite, i prossimi, cioè ogni 4 partite. Se si lamenta, qualcuno si lamenta di questo Pescara. Vuol dire che preferisce quello che perde 4-2 o 5-3. Vabbè, dai, adesso scherzi a parte, è un Pescara sicuramente da migliorare, sicuramente da registrare, sicuramente non molto zemaniano nell'atteggiamento più che altro, diciamo, nell'affrontare la partita, in campo, in certi movimenti. Però è anche, insomma, una squadra in continuo divenire, pieno di ragazzotti, anche se l'età media non è poi così straordinariamente bassa, che secondo me sta dando quello che è giusto chiedergli. Potrà fare qualcosina di meglio se qualcuno dei nuovi arrivi aggiunge qualcosa, visto che se n'è andato qualcuno che poteva dare parecchio. Però, insomma, io non ne farei un dramma di questa questione che non è ancora, cioè che non soddisfa, non entusiasma. Perché secondo me se comincia a fare spettacolo vero, ma poi arriva un punto fuori dai playoff, non piace a nessuno. Ecco, a proposito dei playoff, Luigi, il Pescara è tornato in zona playoff e già questo è un passo positivo. Intanto io voglio far felice Walter e voglio dire che sono uno di quelli che invece si lamenta perché il sabato pomeriggio quando vedo la partita, insomma, vorrei divertirmi e non magari dormire davanti alla televisione per la noia che purtroppo questo Pescara molto pratico, molto pragmatico, purtroppo genera. I tifosi si dividono tra quelli che, tifosi, i simpatizzanti, il pubblico, si dividono tra quelli che magari vedono il risultato perché lavorano e perché non hanno tempo di vedere la partita e gioiscono del fatto che il Pescara può andare a vincere una partita fuori casa. In questo caso hanno gioito anche i ragazzi che sono andati lì perché comunque la partita col Foggia ha un sapore particolare e quindi io da tifoso ovviamente sono contentissimo. Poi ci sono però quelli che guardano il calcio, che guardano le partite. E bisogna dire, Walter, che sabato è stato uno spettacolo poco edificante, e se proprio ce la dobbiamo dire tutta, il Pescara è uscito con la vittoria dal campo di Foggia, grazie alla imprecisione del Foggia, grazie a un po' di fortuna per due pali, ma è un risultato, dobbiamo essere sinceri e onesti, è un risultato bugiardo di un Pescara, oltretutto, che mentre nella partita di andata, sempre col Foggia, aveva comunque creato ripetute occasioni e anche in quella circostanza il risultato fu bugiardo. Questo Pescara credo che per primo non piaccia a Zeman. Poi i risultati coprono tutte le parti pudende, tutte quelle che devono essere coperte, diventano un'enorme mutanda i risultati e quindi siamo contenti tutti e quindi mi riallaccio alla tua domanda, siamo in zona playoff. Dopo, credo, dall'inizio del campionato, finalmente ci riaffacciamo nei quartieri alti della classifica, in un campionato mediocre, per cui dobbiamo anche dire questo, che il Pescara alla fine si ritrova senza aver fatto cose trascendentali tra le prime della classe, perché poi questo campionato di Serie B ha dei valori tecnici che purtroppo ogni anno sono sempre più bassi, eccezione fatta per un paio di squadre, ma forse nemmeno tanto, perché anche il Palermo e il Frosinone alla fine non lo stanno ammazzando questo campionato, pur avendo un organico a detta di tutti superiore. Quindi Pescara si gioca le sue carte, però viva Dio, vorrei vedere, avendo un allenatore come Zeman, che ha un passato come quello che ha,
vorrei vedere un po' di calcio, vorrei vedere qualche azione. Tant'è vero che non è un caso che il Pescara ha vinto la partita sull'unica azione zemaniana creata in 90 minuti di partita, l'unica azione davvero da manuale, perché il gol è stato stupendo. Guarda caso il Pescara ha segnato, ma è stata l'unica azione. Sentiremo l'opinione anche degli altri ospiti di questa sera che andiamo a presentare. Prima vediamoci un filmato. Mio cugino Pasquale, e se dobbiamo andare alla discoteca ci dobbiamo vestire casuale. Se tu Pasquale, come fosse casuale? E niente, iemo alla casa, spegniamo la luce e ci spogliamo. A luce spenta ci rivestiamo come esce, è casuale. Lui è uscito più casuale di me. Teneva una mutanda sulla goccia e le calzette sopra gli stivali. Abbiamo arrivato a Rimini, ci hanno riconosciuto subito. Un signore vicino alla porta ha detto: oh, che c'hai l'erba? Sento Pasquale, visto a dove siamo capitati, questo è procurato come noi. Sette, quando ne vuoi, ma l'abbiamo finita a farci. Cioè, io ho 3 ettari, Pasquale 12 ettari. Cioè, come la vuoi? Sballata? O sballata? Ma detto, oh, ma che te la mangi? Cioè, che cazzo fa? Trofumare? L'agenda sta esaurita, sta. Germano D'Aurelio in Arte Induccio, buonasera Germano. Buonasera, 12-13 anni dopo, no? Questo è un colpo basso, perché qua l'unica cosa è che ho i capelli corti come allora, ce n'ho un po' di meno, sono un po' più chiari perché io sono una persona igienista, quindi lava e lava Però il successo è salito, i capelli. Il insomma. successo, ah, non lo so, è stato un anno bello questo, perché mi avevano chiamato a Roma GBR, una televisione che allora era forte, e tra l'altro il proprietario è un abruzzese, Francesco Di Stefano, che se è tornato residente ad Avezzano magari ci starà pure ascoltando. E mi ha portato molto bene, perché insomma 12-13 anni fa loro andavano, come dicono a Roma, a tutta gallara, e quindi insomma Anduccio tutte le sere, pur se le storie erano quasi sempre le stesse, perché io, non avendo tempo, sono andato a registrare. I miei colleghi facevano, diceva: beh, no, stasera registriamo la seconda e la terza. Sono chiamato il regista, che adesso non c'è più, siete in dialetto, rivolta alla telecamera, ho detto: a picciù su cioccole, perché io faccio 8 puntate e me ne torno a casa, che c'ho da fare. Quindi con lo stesso pubblico, là non si vede, ma è lo stesso pubblico per 8 puntate. Fatto quello che dovevo fare da contratto e sono tornato a casa. Però veramente, anche se è stata una cosa un po' così, sono fatta alla Zomba Fossol. Ecco, tutti si chiedono che ci fa Anducci in una trasmissione sportiva. Insomma, innanzitutto Ecco, spieghiamo questa miss. questa miss, questa sciarpa bianca azzurra, Perché no? sono tenuto la febbre. Ma qualche partita del Pescara l'hai vista? Sì, la vedo non allo stadio perché, capiti, la gola, stavo spiegando entrando qui sia a Walter che a Luigi, che io con la gola ci campo diverse famiglie, quindi molte volte non posso stare. Cioè, me l'ha detto il medico, non può, no, tu non ci devi andare allo stadio per due motivi, insomma, per la gola, vabbè, soprattutto per il cuore tuo e degli altri, perché io mi infervoro, insomma, un pochetto. E allora ho scelto la cosa meno peggio, sto a casa, mi prendo la prenotazione, col ticket. E me la vedo comodamente in Allora, prima poi ci fila. darai un giudizio anche su questo campionato del Pescara. Eccezionale. Eccezionale. Ma eccezionale. Siamo partiti da sotto e stiamo alzati sopra sopra. Quindi se continua questa cosa qua, arriviamo in Serie A. Secondo me, sì, insomma. Va bene. Allora, un altro ospite di questa sera, la prima volta che viene qui da noi, Luca Verna, vicecomandante dei Vigili del Fuoco, è grande sportivo e appassionato del Pescara. Sì, grande tifoso del Pescara da sempre. Allora, Da
ogni tanto c'è qualche polemica, dobbiamo gettare un po' di acqua sul fuoco, insomma, direi, no? Alle polemiche? Sì. No, no, da parte mia no. Il fuoco lo dobbiamo spegnere, quindi certamente acqua sul fuoco. Allora, che ne pensi di questo inizio del giorno di ritorno del Pescara, che è tornato comunque in una posizione di classifica più giusta, comunque più consona a quello che si aspettavano tutti? Ma io mi schiero dalla parte di Walter Nerone, sono soddisfatto di come la squadra sta andando. 10 punti in 4 partite sono un bottino importante. Tutto sommato, sì, è pur vero, come dice Luigi, che le azioni da gol sono poche, che la squadra si esprime con difficoltà, però io parlo da tifoso, chiaramente, non sono in grado di dare un giudizio tecnico elevato, per cui sono contento quando la squadra vince. Io esco dallo stadio felice se il Pescara vince. Buonasera anche a Davide Tagliente. Buonasera a tutti. Allora, che ne pensi di questa campagna acquisti? È ancora in itinere, perché diamo le ultime notizie: Zampano andrà all'Udinese, Vitturini ormai è della Carrarese, Koulibaly dovrebbe restare a Pescara, Macin domani dovrebbe essere biancazzurro, c'è già l'accordo, vedremo cosa accadrà domani. In arrivo, in sostituzione di Zampano, ci sarà Fiamozzi, che è un ritorno in casa biancazzurra. E poi si parla nelle ultime ore dell'acquisto dell'attaccante Bonino della Juventus, alla quale sarà girato Mancuso però a giugno, quindi al termine del campionato. Queste sono le ultime notizie. Sì. Soddisfatto o meno di questa campagna? Diciamo che è ancora abbastanza incompleta probabilmente la campagna acquisti. Per ora se ne stanno soltanto andando un po' di nomi interessanti, anche se tutto sommato non stavano trovando molto spazio con Zeman, e quindi capisco anche quello che può essere il ragionamento della società, comunque provare a valorizzare, a non disperdere quantomeno il valore di questi giocatori, cercando di valorizzarli in Serie A, visto che comunque hanno richieste nella categoria superiore. Certamente i rincambi allo stato attuale non mi sembrano all'altezza, mi sembra che ci stiamo togliendo un po' di pezzi buoni, i ricambi che stiano arrivando è tutto da verificare. Comunque i due che sono arrivati adesso sono giocatori che hanno giocato poco, come ha dichiarato lo stesso Zeman nella conferenza stampa, quindi chi gioca poco, chi ha giocato poco adesso fa difficoltà, e Falco già ha subito il primo infortunio, un po' una storia vista anche negli anni precedenti, quando anche l'anno scorso sono arrivati giocatori che poi si sono fatti subito male. Quando giochi poco è poi difficile trovare il passo giusto, quindi è da vedere, speriamo che arrivi anche qualche nome un po' più di sostanza, anche perché comunque in attacco se n'è andato Ganza, anche se è stato utilizzato col contagocce, però abbiamo Pettinari che sempre va bene, comunque si impegna molto, ma il ricambio di Pettinari attualmente Cocco, che è un altro giocatore che sta giocato pochissimo a causa dell'infortunio, che dovrebbe tra l'altro andare alla Salernitana, quindi sicuramente occorrono degli innesti, che però non credo che il Pescara farà, perché credo che la campagna acquisti in entrata del Pescara sia terminata qui. Probabilmente ci sarà l'acquisto di un altro portiere, perché è sicuramente necessario. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice e sbalordito non t'ho vista mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici. Bene, per i vostri messaggi WhatsApp 388 12 44 688. Bene, allora
Vediamo subito la conferenza stampa, uno stralcio della conferenza stampa di Zeman oggi, che ci presenta un po' la partita di domani e parla di tanti argomenti interessanti. Subito parla di Falco, ascoltiamo. A me dispiace per Falco, perché è un giocatore che, anche se ha giocato poco a Perugia, però per me è un giocatore di talento e ci poteva dare delle soddisfazioni. È un giocatore, lui è un esterno, ha buona progressione, offensivo. Anche lui, di questi giocatori, purtroppo l'unico lato negativo è che hanno giocato poco o niente. Entrare in campionato a metà su un campionato che già ha le sue certezze, le sue... è sempre un po' difficile. Io ripeto, rispetto all'andata penso che sarà un po' diversa, anche se per me abbiamo fatto una buona partita a Perugia, purtroppo abbiamo sbagliato in fase difensiva e spero che saremo più attenti domani. Poi Perugia ha fatto bene all'inizio, poi è calata, ora si sta riprendendo, quindi penso che sarà partita equilibrata. E questa è una squadra che va avanti, io continuo a dire che secondo me c'è grossi margini di miglioramento quando si convince di fare un certo tipo di calcio. Per ora lo fa sprazzi, io spero che diventa più continuo. Vabbè, abbiamo parlato, penso che siamo d'accordo su quello che si dovrebbe fare. Ho sempre detto che 25 giocatori sono un numero ottimale. Ne abbiamo parlato anche con un presidente, lui è d'accordo e cercherà di fare di tutto per soddisfarmi. Avete risolto tutto, dice. Abbiamo risolto, abbiamo cercato di risolvere. Bene, allora, divertente in questa occasione Zeman. Walter, abbiamo cercato di risolvere. La chiave sta tutta in questa risposta di Zeman, per capire. Beh, vabbè, dopo la battuta del presidente, la battuta in risposta al presidente, sulla strategia di mercato che in qualche modo ha detto di non conoscere, era ovvio che si chiarissero, ma secondo me ci sono alcuni problemi che dal punto di vista di Zeman non troveranno soluzione, perché la società con 35 tesserati non può fare movimenti che non rispondano a una logica. La prima logica è quella economica. Non mi viene un'espressione elegante, comunque non puoi buttare via giocatori che hai in organico a un certo costo, perché poi pesano sul bilancio, non ti risolvono i problemi tecnici ma ti creano quelli economici. Quindi non puoi fare certe operazioni in uscita a cuor leggero, le devi bilanciare con quelle che fai in ingresso. Quindi secondo me Zeman voleva un paio di 2-3 tagli drastici per avere 1-2 ingressi importanti, qualche ragazzo che evidentemente in prestito non ti danno, devi investire per prenderlo. E quindi temo che Zeman non sarà ormai quest'annata, se capite, non sarà soddisfatto, non in pieno, secondo me non sarà soddisfatto al 70%, resterà insoddisfatto. Dopodiché però lui di professione fa allenatore, se gli do 15 giocatori che non sono adattissimi al suo gioco, capisco che abbia dei problemi a mettere sulla squadra, ma se gliene do 30, perfino troppi, qualcosa di buono ci deve cavare.
Vale per Zeman come per qualunque allenatore, perché altrimenti sai, gli allenatori, come dire, il primo scopo, la prima finalità dell'allenatore è quella di mettere la squadra in condizione di giocare il meglio possibile. Se il meglio possibile non è con un modulo, ne provi un altro. Non esiste. Secondo te, certo, chiederlo a Zeman a 70 anni di cambiare modulo è sbagliato, però ecco, se non cambi il modulo, cambi l'atteggiamento. Ma questo campionato è figlio dell'errore della società o dell'errore di Zeman? Zeman sta qua da febbraio. Io non voglio essere anti-zemaniano, ma Zeman sta qua da febbraio. C'è stato tutto il girone di ritorno alla Serie A, il calciomercato è iniziato e lo sapeva pure lui, era qua. Si è sviluppato e lui era qua. E non è che poi a Natale mi dici che è stato sbagliato qualcosa a luglio. Se qualcosa a luglio è stato sbagliato, ed è ovvio che qualcosa è stato sbagliato, se ne parlava a luglio, ad agosto. Se ritieni che l'errore sia talmente grave da inficiare il tuo lavoro, in tutti i lavori c'è la possibilità di salutare e uscire, no? Non è stato fatto, adesso facciamolo giocare a sta squadra. Magari non sarà scoppiettante come tante altre che abbiamo visto di Zeman, ma nessuno gli chiede di stravincere il campionato. Quindi. Perciò dicevo prima, tutto sommato, finché si vince va bene, perché dal momento che mi hai già detto che non vedrò la squadra bella, almeno fammi vedere quella pratica. E quella ogni tanto sbuca. E io dico che quando sbuca quella pratica va benissimo. Brutto è quando arriva quella sciupona, distratta, leggera, superficiale, sterile. Ecco, a quel punto là, voglio dire, ci piaceva forse il primo tempo col Frosinone, ma le partite durano avanti. Il secondo tempo ci è piaciuto. Io questa considerazione faccio. Dopodiché guardo la classifica e dico anche che Provercelli, Foggia due volte, che era in tella lì, insomma abbiamo spezzato le reni alle ultime della classe, con un paio di eccezioni, il Verona e l'altra vittoria a Parma quando fu con le grandi, ci hanno fatto ballare, quindi diciamo non sottovalutiamo quell'aspetto. Molto chiaro Walter, Luigi è d'accordo questa volta con Walter oppure? Sì, sono d'accordo sulla disamina che riguarda Zeman, molte responsabilità sono dell'allenatore, penso che il presidente Sebastiani abbia fatto un grandissimo affare con Zeman, lo ha fatto a febbraio, perché in un'annata tragica come quella dello scorso anno l'operazione Zeman è stata un'operazione che in qualche modo ha ammantato quell'annata tragica con un po' di prospettiva, con un po' di entusiasmo di fronte ad una vera e propria tragedia calcistica che è stato campionato che potrà essere eguagliato soltanto dal Benevento e superato dal Benevento, ma insomma francamente la stagione dello scorso anno è una delle pagine più nere della storia del calcio pescarese. Poi c'era la prospettiva di questo anno in cui tutti, forse anche sbagliando, coltivavano comunque la prospettiva, la speranza, il sogno di ripetere la stagione trionfale del 2012. E Zeman era lì, cioè, la vicenda Ganz è emblematica per ogni cosa, questa benedetta vicenda Ganz un giorno verrà chiarita. Sapere perché questo giocatore, che comunque era ambito in Serie B, è stato acquistato mentre Zeman era lì e poi avrà giocato nemmeno il tempo di una partita intera durante praticamente mezzo campionato. Ma non è solo questo, poi lo sfogo e poi in realtà Zeman esce fuori che vuole Mariani, noi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche qualche risata, perché con tutto il rispetto a Mariani, che però nessuno conosceva, Zeman forse lo conosceva, ma nemmeno Mariani è negli obiettivi del Pescara, tant'è vero che dopo la partita col Foggia Sebastiani ha detto Mariani non è nei nostri progetti, immediatamente dopo Zeman dice ma progetti, ma quali progetti?
Beh, insomma, poi lui è bravo, ho detto che quest'anno poi Zeman è molto più comunicativo degli altri anni, anche molto più simpatico, fa la battuta e sorridiamo tutti, però insomma qualcosa c'è che non va, però Zeman è sempre lì, il Pescara è pragmatico, su questo ho qualche riserva, perché poi il Pescara concreto e pratico è quello che magari non regala più di due occasioni da rete alla squadra avversaria. Nella partita col Foggia è stato il Foggia sciupone, perché poi non è stato nemmeno concreto il Pescara, che ha regalato almeno 6 o 7 occasioni da rete al Foggia, quindi non è nemmeno un Pescara abbottonato che rischia pochissimo, produce poco e rischia pochissimo. E quindi la situazione, al di là della classifica che fa sorridere, io non sono d'accordo sul fatto che si può andare anche avanti con la concretezza e anche se manca il gioco comunque si vincono le partite e quindi alla fine tutto bene, madama la Marchesa. Secondo me senza il gioco alla lunga non vai da nessuna parte. E oggi, con amarezza, non saranno tutte colpe di Zeman, di un organico troppo ampio, di tutto quello che abbiamo esaminato nel corso di più della metà del campionato, però il risultato è sotto gli occhi di tutti, non il risultato della classifica che ora sta andando in onda. Di un Pescara che non piace, che non convince, che è noioso e che non è nemmeno lontano parente del Pescara che noi avremmo voluto vedere con Zeman sulla panchina. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torneremo tra qualche minuto. Bene, torniamo in diretta. Allora, Duccio, o ti devo chiamare Germano? Come chiamami Duccio. Non mi giro più, mi chiamo Germano. Come vedi questa separazione in casa tra Sebastiani e Zeman? Vabbè, ogni buona coppia di solito vive di qualche difficoltà e poi sono cose annose. Sempre la figura dell'allenatore potrebbe essere la moglie e il presidente il marito, perché è quelli che te la briscola, capito? E beh, insomma, è una cosa normalissima, però io dico che al di là di tutte le bellissime polemiche che stanno sorgendo, eccetera, mi affiderei un po' di più all'oroscopo, cioè l'allenatore quando c'ha una certa squadra, come dice Walter Nerone, 35 tesserati, ehi, ci stanno tutti e 12 segni, vedi la domenica come te pone e dici tu io che tu devi stragare, perché c'hai Saturno opposto, perché capite, si è assentato il sole, perché c'hai la luna contro, e questo è secondo me. Poi trovi che tutte e 35 stanno nella buona giornata, le figa tutte e 35 vincono sicuro. Bene, allora Luca, un Pescara da cui ci si aspetta che comunque qualcosa cambi nel giorno di ritorno, che la squadra abbia continuità, eviti alcuni errori, insomma, perché comunque questa non può essere una squadra come quella di 6 anni fa, anche se si continua a fare il paragone con 6 anni fa. Ma guarda, questo è l'errore più grande che noi possiamo commettere. Pensare che questa squadra possa essere equiparata, insomma, assimilata a quella di 6 anni fa è impossibile. Se noi vogliamo togliere i 3 fuori classe, tutto il resto della squadra di 6 anni fa è più forte della squadra attuale. Cioè, Balzano, Zanon, Cascione, Sansovini, gente di spessore, gente di categoria che giocava in una squadra a cui si vanno ad aggiungere i famosi Immobile, Insigne e Verratti, quindi nessun paragone tra le due squadre. Questa è una buona squadra che farà un campionato onesto e che credo possa avere la possibilità di andare ai playoff tranquillamente. Lui diceva tra moglie e marito non mettere, insomma tra moglie e marito, io mi riallaccio al proverbio tra moglie e marito non mettere il dito, lasciamo andare le cose come vanno, perché ho notato, una mia riflessione personale per carità, che da quando Zeman ha spostato la sua attenzione sul presidente, non più sulla squadra, la squadra ha cominciato a giocare con più tranquillità. C'è stato un periodo in cui stoccava i giocatori, una volta se la prendeva con uno, una volta con l'altro, mi ricordo parlavo male di Crescenzi e poi di Zampano e poi Brugman che sbagliava troppi palloni, aveva creato un clima negativo
e si rifletteva sul campo, a mio avviso. Da quando invece Zeman se la sta prendendo col presidente, e la squadra ha acquisito, secondo me, più tranquillità e spero che i risultati si possano vedere. A proposito, hai parlato di Crescenzi. Crescenzi è un ex, perché ha giocato nel 2014-2015 nel Perugia. Lo ascoltiamo al microfono di Paolo Durante. Alessandro Crescenzi è un ex di questa sfida contro il Perugia. Spazio a qualche ricordo, anche se adesso il Perugia è quasi completamente cambiato. Tu sei stato lì qualche stagione fa, fermo restando che adesso sei un giocatore del Pescara. Sì, diciamo ex di lunga data, perché adesso sono quasi 4 anni che sto qui a Pescara. E sì, a Perugia mi ero trovato davvero bene. E di compagni che conosco c'è Lorenzo Del Prete, eravamo grandi amici, e sarà un piacere affrontarlo venerdì sera. Le avete affrontate tutte le squadre di questo campionato di Serie B, intanto che idea ti sei fatto del torneo e le possibilità, gli obiettivi del Pescara? La Serie B è il solito campionato difficile, lungo, che ha sempre delle sorprese. Per quanto riguarda il Perugia, sarà un avversario molto difficile da affrontare, anche perché hanno vinto l'ultima partita, quindi hanno ripreso fiducia. E anche noi comunque veniamo da quattro partite positive, diciamo non positivissime sul piano del gioco, ma l'importante è portare comunque punti a casa e ci siamo riusciti, quindi vogliamo dare continuità di risultato e speriamo di ottenere i 3 punti. In modo da in qualche modo consolidare quello che è un po' il vostro obiettivo stagionale, i playoff. Certo, ce la stiamo mettendo tutta, questa settimana ci siamo allenati a 2000 e sicuramente faremo una grande gara per portare a casa questi 3 punti. Beh, abbiamo ascoltato Crescenzi, c'è comunque molta voglia da parte dei giocatori, credo che l'impegno non sia mai venuto meno. Sì, l'impegno sicuramente non è mai venuto meno. Crescenzi forse non a caso parla di miglioramenti della classifica, non impegno nel migliorare la classifica, non è migliorare il gioco, tutto sommato non lo richiama proprio il gioco. È che tutto sommato probabilmente questa squadra ha capito da sola quali sono i suoi limiti. È una squadra che di Zemagnano ha poco, lo stavamo dicendo anche prima durante la pubblicità, è una squadra che non riesce a seguire completamente quelli che sono i dettami del tecnico, per cui a un certo punto credo anche che forse si sia stufata di fare brutte figure, perché se è vero che quando ha giocato in maniera più zemaniana ha giocato meglio, ma ha rimediato quasi sempre brutte figure poi nei risultati, come anche a Cesena. Quando invece giocano probabilmente come ritengono anche i giocatori che sia meglio per l'equilibrio tattico della squadra, la squadra tutto sommato il risultato lo porta a casa. Abbiamo fatto, è vero, 3 vittorie su 4, ma tutte per 1-0, e che non sono sicuramente risultati zemaniani. La sensazione è quella che la squadra, una volta che va in vantaggio, tende a chiudersi, ignorando quelli che poi sono, secondo me, sicuramente i richiami di Zeman, che odia questo tipo di situazioni, ma che costantemente si ripetono. Quindi sembra anche difficile parlare di casualità. Senti, Induccio, tu non ti sei mai occupato nelle tue canzoni o nei tuoi sketch di calciatori, calcio. Di calcio, di sport? No, perché non credo di averne le competenze, anche perché poi è un campo minatissimo. Però di campi hai parlato magari. Di campi ceri, quelli arati. No, purtroppo, anche perché se andiamo indietro un po' con la memoria, il mondo di cui parlo io, che non esiste, perché parlo di mio nonno che non ho mai conosciuto, che ha 98 anni, eccetera. Il calcio non era uno sport seguito da noi, più a sdazzo, se io credo, a mazza e corso, che sto facendo una lotta per metterlo nell'Olimpiade, vediamo se Putin le mette, mazza e corso, veramente, non lo so se conoscete. Certo, a sdazzo la pure. Perché il baseball è nato da mazza e corso, ma
Cuzzi, non l'assessore, chiaro, no? Non vorrei essere frainteso. No, scherzo, però in effetti lo sport non era una delle cose più. Però la vigna sì, la vigna sì. Oh, la vigna, sì, perché tu mi chiederai perché come ci sei arrivata alla vigna. Ecco. Allora, perché c'è uno sketch che lui lo devo leggere, biografo mio ufficiale, e anche, come si dice, curiosando tra le antichità, ma ha scoperto un'altra cosa pure di quell'epoca là, sempre a Roma, perché il successo si fa fuori casa, la Et Christi, insomma, sai, sì. Nessun profeta in patria, io non sono un profeta, quindi giustamente. E niente, tanti anni fa a Roma, sempre non per il Seven, era un'altra serie di trasmissione che era Super Trambusto, non mi capivano quando andavo sotto la capanna, perché per loro la capanna è a Betlemme quando si fa la cosa. Allora, guarda, la capanna, allora la capanna è quella che si mette sul mare quando. No, la capanna, poi esce per lo Provolone, lo Monte Pulciano, la capanna. E allora dalla capanna sono passato un dato più pratico, più internazionale. E allora vediamo questa internazionalità di Induccio. Eccoci qua, guarda che bello, guarda che pace. Allora Gianluca, in Abruzzo le quaglie non ci sono. Come non ci sono? Guarda che ma adesso se non esce mai sta quaglia, dove? Fammi vedere la quaglia. Adesso esce. Vediamo se. Ecco. Vabbè, ma se arriva sempre il proprietario del terreno, la quaglia non la vedremo mai. Nostra. Sei. Ancora qua. No, è lei che sta sempre là. Sempre là. È la terra mia. Ho capito, però noi stavamo facendo il documentario sulla quaglia reale. La quaglia, qua qua. Come la quaglia? Quale quaglia? Lo dico con quale quaglia? La quaglia si è squagliata. Come si è squagliata? Col caldo qua. Ah, la quaglia si squaglia. Si squaglia. Fa molto caldo lì. La quaglia si squaglia, fa caldo qua. Te l'ho detto la settimana scorsa. Invece è tutta la vallata qua, la valle d'Aosta. No, quella è l'Abruzzo, non è la valle d'Aosta. L'altra settimana dove stavate voi? Ho spiegato che nella Valle d'Aosta c'è un pezzo di terra, nell'Abruzzo ci sta la terra, no, la Valle d'Aosta. Ma come fa la Valle d'Aosta a essere in Abruzzo? La sappiamo solo ad Aosto questa valle, perciò si chiama la Valle. Ah, la Valle d'Agosto! E dica Agosto! E dice Chiode, dice! Dice Agosto, Aosto, non si capisce, Induccio, per favore! Allora! Mio padre mi ci portava da bambino. Ah, lì nella Valle d'Aosta. Sempre a zappare, Mio padre zappa forte, Sì. Come mio padre odia la terra. Come odia la terra? Da certo zappato. Certo. Invece sono bravi, la terra che la zappa la carezza. Con delicatezza. C'è una certa erbaccia, su Et Christi vi ci ha messo, non mi ci togli, io mando vi ci spalla. Mi sa che lei è un po' pigro, mi sa di sì. No, per rispetto, sono ecologista. Ecologista. Ecco. E questa vigna che non veniva più è 1300 metri di vite. Sì, tutto. Vabbè, le piante di vite. Il mio padre zappava come un dannato, io appresso lui più forte, e quella era ripida, e il sole, e la zolla, e io ce la facevi più. E che ha fatto? Ho buttato, lo dico in italiano, ho buttato la zappa, lo dico in dialetto, sono intanto la zappa. Si capisce, ha buttato via la zappa, esausto. E io l'ho detto, papà, sta vita non è per me. Questa vita non è per me, ma passa appresso questa la zappo io. Non per la vite, capito? La vita, no, la vita. Vabbè, va lasciamo perdere. La vita eterna qua. Sì, vabbè, va a zappare, vada. È una vite che è salita molto. Ma non capisce. Ecco, abbiamo riso un pochino. Pure questo è datato, insomma. Ma io ho trovato anche qualcosa in Canada. No, spero di no, insomma. Spero di sì, però spero di no. Non ce l'abbiamo qui. Meno male. Ce l'abbiamo qui. Mi torniamo. Dici quanto ti devo perché tu non la trasmetti, insomma. Allora, torniamo un attimo alle questioni relative al Pescara. Allora, Walter, è giusto parlare del Perugia perché si gioca domani sera in anticipo alle 20:30 all'Adriatico. Il Pescara ha giocato a Perugia una partita non eccezionale all'andata, si è visto qualche sprazzo, ma comunque è stata una sconfitta. No, fu un brusco risveglio dopo l'illusione della prima partita. Sì. Con un 4-2 che non lasciava pensare cose diverse. Ecco, che partita può essere quella di domani sera?
Temo sono, diciamo, profondamente diversa da quella dell'andata, perché il Pescara magari più o meno è quello, ma il Perugia è tutt'altra cosa. È meno aggressivo sotto il piano del profilo tattico, però è molto più guardingo, molto più diciamo tatticamente coperto, e diciamo predilige, se vogliamo dire così, le ripartenze, per dirlo con un linguaggio contemporaneo. Invece ai tempi dell'amico Vignaiolo lì si sarebbe detto il catenaccio e contropiede. Quello è il Perugia di adesso, un Perugia che ha fatto tesoro a modo suo di vicende molto simili a quelle del Pescara. Perugia era partito scoppiettante, 2-3 partite, 4, 8 gol, 10 gol, sembrava dovesse essere la sorpresa dell'anno, rompere i progetti di Palermo, Empoli, Frosinone, e poi invece si è sgonfiato abbastanza presto, si è scoperto molto fragile, e adesso con un 3-5-2 che spesso e volentieri diventa un 5-3-1-1, se non un 5-4-1, secondo chi ci sta lì davanti. Uno dei due dovrebbe essere l'ex Cerri domani sera, e come dire, si affida a qualche palla lunga. Falco è qui anche perché hanno messo da parte l'idea di giocare con due punte, la mezza punta, il centrocampista che va, l'esterno che aggredisce. Infatti nel dubbio domani sulla destra dovrebbe tornare Del Prete, che normalmente gioca esterno di difesa, invece di Terrani, che nell'identikit della Panini è un trequartista classico, comunque un esterno, una seconda punta, un esterno d'attacco, insomma, appena può lo risistemano in panchina. Quindi che partita mi aspetta? La partita è tatticamente molto più complicata di quello dell'andata, che se non capita qualcosa che rompe gli equilibri e quindi costringe una delle due squadre a rischiare molto, potrebbe essere un'altra partita, dice, di quelle che non piacciono a Luigi, dove rischi magari qualcosina di più che a Foggia, perché la qualità del Perugia è sicuramente superiore a quella del Foggia, però magari, insomma, io metterei la firma sull'ennesimo 1-0, lo dico subito, anche se non piacciono a me gli 1-0, come diciamo, io non ho neanche l'alibi del tifoso, per cui gli 1-0 di quel tipo lì non mi piacciono, però fossi, diciamo, nelle condizioni di poterlo fare, domani sera sull'1-0 la firma subito. Penso chiunque la metterebbe. Come pensi, Luigi, che risponderà il pubblico dell'Adriatico? Ma credo che domani sera ci possa essere una buona partecipazione, perché tempo permettendo, siamo in inverno, quindi comunque le partite serali sono sempre particolari, però di venerdì sera, comunque guardando la classifica, questa è una partita che può anche costituire di per sé una svolta per il campionato del Pescara, perché oltre i limiti che abbiamo visto la vittoria col Perugia domani sera può dare entusiasmo, può anche poi cambiare il volto di un campionato, perché poi calcio è bello per questo, di sicurezza. E in poco tempo possono esserci svolte fare positive, una campionato positiva, equilibrato, guardate. Quindi dare continuità di risultati sarebbe fondamentale, quindi penso che il pubblico domani possa essere presente e possa essere anche vicino al Pescara con un calore particolare, capendo che è un momento in cui il campionato del Pescara può cambiare. Quello che vorrei vedere però è anche un cambiamento dal punto di vista del gioco, dal punto di vista anche dello spettacolo.
È una partita fra una mezza delusione che è il Pescara, perché fino adesso è una mezza delusione, e una totale delusione che è il Perugia. Io all'inizio del campionato inserivo il Perugia tra le prime 5 squadre di questo campionato, poi se non erro con Bucchi era l'allenatore, le cose le cose non sono andate come il Perugia pensava. Però il livello tecnico di questa squadra è un livello tecnico apprezzabile in questo campionato. Quella è una classifica, quella del Perugia, bugiarda rispetto ai valori di cui dispone il Perugia. Non so che fine abbia fatto Han, che tra l'altro era stato uno di quelli che aveva caratterizzato la prima parte del campionato. So che Giulini, che è il proprietario del giocatore, se ne parla ancora, ha chiesto 20 milioni di euro per il nordcoreano, però mi pare che la scorsa settimana non abbia proprio giocato, o è infortunato, o comunque evidentemente nell'immaginario tattico dell'attuale allenatore forse non credo non c'è che abbia qualche problemino, ma comunque è ancora personaggio di primo piano nel mercato, perché si parla di un suo approdo alla Juventus, se non direttamente. Lo chiederemo poi al 20 milioni al collega di diciamo così, dal punto di vista tecnico è un giocatore molto interessante, resta un giocatore molto interessante. Poi voglio dire, vicende Perugia, come dicevi tu giustamente, 20 milioni, insomma, solo a metà, poco prima, a metà girone d'andata, le vicende del Perugia sono cambiate radicalmente, ci sarebbe da capire anche qualche retroscena forse. Però ecco, Anna, in tutto questo, dal punto di vista, diciamo, della valutazione di mercato, non ha perso molto, anche se sul campo non è più, la sorpresa. Poi c'è Di Carmine, che la leggenda vuole che non venne a Pescara per 20.000 euro. Sì, nell'anno, in uno di quei disgraziatissimi mercati di gennaio che caratterizzò. Allora, saluto gli ospiti, ecco qualche messaggio. Basta polemiche e attriti, ora è il momento di spingere la squadra. Forza Pescara, sempre e comunque. Penso che siamo tutti d'accordo. Una domanda per il signor Walter: secondo la sua lunga esperienza giornalistica, cosa potrebbe succedere al Foggia Calcio dopo le vicende del suo presidente? Questa è una bella domanda, perché la procura addirittura ne ha chiesto il commissariamento, e quindi adesso lì si intrecciano varie vicende, perché dal punto di vista, diciamo, della procedura penale non sono in grado di dare molte motivazioni, però la richiesta di commissariamento sotto l'aspetto sportivo diventa un modo per tutelarla la società, perché comunque ne garantisce la continuità di gestione in qualche modo, magari sarà ordinaria, non potranno fare grandi cose, però almeno il campionato lo portano a termine. Dal punto di vista sportivo invece il problema eventualmente si porrà a fine campionato, quando ci saranno da fare le fideiussioni per il prossimo campionato, ci sarà da onorare qualche impegno di mercato, e lì il commissario eventualmente nominato dal tribunale, dalla procura o dal tribunale, adesso non so come evolverà la situazione, non credo potrà avere una grandissima autonomia. Va sottolineato che il Foggia, tra l'altro, se non è stata la più attiva, è stata tra le più attive squadre sul mercato di gennaio. Infatti, il collega di Foggia giovedì scorso parlava del presidente ben voluto da tutti per quello che sta facendo. Quando sta pare facendo questo iperattivismo, secondo la procura, non era motivato soltanto da ambizioni sportive. Io spero ovviamente per gli amici di Foggia che sul piano sportivo non ci siano grandi conseguenze, però insomma il teorema, si diceva una volta, no, della procura è inquietante, insomma il riciclaggio sfruttando vicende di... Allora, se è possibile, un altro paio di messaggi e poi la pubblicità, vediamo se possiamo mandare qualche altro messaggio.
Possibile che nessuno è capace di chiedere a Sebastiani perché vengono da noi sempre giocatori rotti e non pronti subito, mentre quelli nostri, tipo Ben Ali, di colpo sembrano rinati e guariti. Presidente, sei riuscito a dividere la tifoseria in diverse fazioni. Finché ci sarai tu allo stadio non metterò piede. Anzi, domani verrò a contestare. Pescaresi, svegliatevi, Pinocchio vattene via, peggiore presidente d'Europa. Come vedi, Induci, sono dei messaggi di... sto prendendo spunto. Questo non è un messaggio, questo è fatto una praticamente... Un poema. Poema un po' drammatico, però insomma, vabbè. Un altro ancora e poi la pubblicità, promesso. Buonasera, io sono il tifoso, io sono tifoso e non sportivo, quindi voglio vedere vincere anche 1-0 come Trapattoni, come Allegri, che sono considerati grandi allenatori. Poi se verrà anche il bel gioco, ma continuando a vincere sono più felice. Forza bianco rosso azzurri, Remo Piazzante. Bianco rosso perché c'è il Vicenza, il giovellaggio con il Vicenza che non se la passa molto bene in questo momento. Pubblicità, torneremo tra pochissimo. '22 e '27 ancora in diretta da Rete 8 per A Tutto Campo. Fra poco andremo a Perugia, mi dicono che siamo già pronti con il collegamento. Allora c'è per noi Moreno Castellani. Buonasera Moreno. Buonasera Pierluigi, buonasera a te e ai tuoi telespettatori. Allora, la partita si giocherà domani sera in anticipo, quindi viviamo proprio questa vigilia, insomma. Che partita sarà? Come se l'aspettano a Perugia? Ma io posso dirti come se l'aspetta Breda, che oggi in conferenza stampa ha avuto parole importanti, molto importanti nei confronti di Pescara. Ha detto che è una squadra che ha nel suo DNA la massima serie. Ci sono diversi giocatori che non sfigurerebbero in Serie A, c'è un allenatore che ha... praticamente è stata una pietra miliare del cambiamento del calcio in Italia, di conseguenza siamo di fronte a una situazione in cui dovremo essere estremamente equilibrati, estremamente attenti e capaci di sfruttare eventualmente quelle occasioni che dovessero capitarci. Sicuramente il Pescara fisicamente, visto l'atteggiamento di Zeman, è una squadra che spende molto, nei loro momenti di rifiato eventualmente dobbiamo essere capaci di prendere in mano la partita e fare le cose che sappiamo fare meglio. Senti, abbiamo delle immagini di questa conferenza stampa, le vogliamo vedere? Prima volevo parlarti un attimo di Leali, perché Leali, il nuovo acquisto, il nuovo portiere del Perugia, è partito con il gruppo anche se non è stato ufficializzato nella lista. Questo perché? Perché il Perugia è in attesa del transfert. I regolamenti dicono che può essere inserito fino a 6 ore prima della partita, quindi se lo sono portati via, se entro domani alle 14.30 arriva il transfert, Leali gioca a titolare. Sulla destra giocherà Del Prete nei 5 di centrocampo, sulla sinistra Pagliac, dietro della Fiore nel mezzo con Belmonte da una parte e Volta da quell'altra davanti, indubitabilmente Di Carmine e Cerri. Questa dovrebbe essere la formazione del Perugia. Breda ne ha parlato poco della formazione in conferenza stampa perché Breda è molto bravo a parlare ma non a dire, di conseguenza se poi vogliamo esaminare dopo i 2 minuti e mezzo di conferenza stampa le sue dichiarazioni, io sono a disposizione, intanto possiamo mandare il contributo. Non sono disponibili Zanon e Mustacchio. Zanon febbre, influenza, e Mustacchio è un problema. Sono due ragazzi che vengono a completare la rosa, ognuno con le proprie caratteristiche, nel senso che viene Samuel con delle caratteristiche da centrocampista che secondo me ci servivano anche, e Nicola portando la sua esperienza, credo anche questa credo che ci sia da parte di tutti e due una grande voglia di far bene. Noi non abbiamo bisogno, di tenere alta la tensione e non di essere sereni, perché i nostri momenti migliori sono stati i momenti dove eravamo sempre
super concentrati e super carichi, quindi anche adesso certamente i punti fanno piacere, ma dobbiamo essere con lo stesso atteggiamento di quel tipo di gara, con la stessa intensità. Quindi è una partita questa che va affrontata nella maniera giusta e non certo rasserenati, ma anzi molto carichi. Una squadra che ha fatto 10 punti sulle ultime 4 partite, quindi è una squadra che magari sarà meno estetica di una volta, però certamente molto efficace. È una squadra che nel DNA c'è anche la Serie A, perché l'anno scorso ci stava. Ha dei giocatori tipo Brugman, che secondo me in Serie A ci stanno anche molto bene. Ha altri giocatori come Pettinari, che stanno sfruttando al massimo quello che è il lavoro di Zema. È una squadra che è sicuramente ostica, che richiede molta attenzione, richiede molta compattezza, un'ottima organizzazione in fase difensiva, però è logico che poi dopo possiamo anche usare le nostre armi, che sono quelle di sviluppare in verticale, di dare pericolosità alle nostre ripartenze. Non è importante chi gioca dall'inizio, ma è importante l'atteggiamento del gruppo e della squadra. Ecco, queste le parole del mister del Perugia. Ecco Moreno, volevo chiederti come ti spieghi questa annata iniziata bene per il Perugia e che poi insomma non si è dimostrata così positiva. Non ho sinceramente delle spiegazioni, perché la società in questi mesi ha sempre fatto un catenaccio terrificante su quello che è veramente accaduto. A mio avviso si sono assommate l'una sopra l'altra una serie di situazioni che, se prese singolarmente, sarebbero state assolutamente superabili, ma aumentando una sopra l'altra ho fatto un pochettino come i numeri con le potenze, che non raddoppiano ma triplicano, quadruplicano, e quindi diciamo che c'è una spiegazione tecnica, una spiegazione fisica, una spiegazione tattica, una spiegazione ambientale, una spiegazione legata probabilmente anche alle promesse fatte dalla società ai senatori. L'anno scorso, ricordiamo, il Perugia ha raggiunto i play-off, non c'erano ufficialmente premi play-off, però c'era un accordo fra gentiluomini al raggiungimento di determinati obiettivi, e mi risulta che siano state fatte discussioni anche su questo. Quindi tutta una serie di fattori contingenti che si sono assommati l'uno all'altro. Poi Perugia è entrata in questa diciamo spirale che ha creato paura, ha creato problemi, ha creato difficoltà, ha rotto l'ambiente, si è rotto il rapporto fra la società e i tifosi, e tutto questo, per eliminare tutto questo, è stato chiamato Breda, che noi qui definiamo il normalizzatore. Breda che gioca un calcio degli anni 80, neanche degli anni 90, però probabilmente in questo momento quel che serve al Perugia è proprio questo. Senti Moreno, un'ultima cosa, ci teniamo a sapere qualcosa su Falco, visto che non giocherà perché si è subito infortunato purtroppo per un fatto anche casuale, però ecco, che ci dici di questo giocatore? Ma guarda, qui noi l'abbiamo potuto apprezzare veramente poco, perché quando il Perugia è partito Falco doveva essere la ciliegina sulla torta. Si è arrivato in condizioni tali da non poter essere inserito immediatamente nel meccanismo. Quando lui era pronto, quel Perugia di fatto non c'era più, e quindi inserire un giocatore, per quanto di talento, per quanto di doti tecniche importanti, all'interno di un meccanismo che si stava sgretolando diventava complicato. Ha praticamente disputato una sola partita vera, quella con l'Ascoli, l'autore del gol al 92esimo è stato proprio lui, però dopo quella prestazione è comparso in conferenza stampa estremamente accigliato, e tutti abbiamo capito che aveva già deciso di andarsene. Grazie Moreno, ti ringraziamo e ti auguriamo buona serata. Altrettanto a voi e a tutti i telespettatori, e naturalmente a te. Un abbraccio. Grazie, grazie. Allora, insomma, anche il Perugia ha i suoi problemini, Luca. Preoccupare sono quelle relative all'acquisto al Falco, perché se è arrivato pronto nel momento in cui poi è stato mandato a pescare, si è infortunato, probabilmente questo giocatore
non l'avremo a disposizione per la fine del campionato. No, si parla di un mese, sì, un mese è l'infortunio, ma se Luigi ha trovato grandi difficoltà per inserirsi ed arrivare pronto nella prima fase a Perugia, temo che qualche problema ci sia. È un fatto, è da indagare il, diciamo, il precedente, perché l'anno scorso a Benevento ha avuto una buona continuità e di rendimento e di, diciamo, di condizione fisica normale, quindi non è uno che viene da un periodo tribolato di infortuni particolari, eccetera. Lì si sono sommate due cose però, che lui è arrivato in extremis, doveva essere, come diceva il collega, la ciliegina sulla torta, la squadra è partita senza di lui, è partita bene, poi quando si sono cominciate, diciamo, a complicare le cose, probabilmente non era lui che poteva risistemarle, e dopo è successo qualcosa. Il dato preoccupante è che ha giocato una sola partita quest'anno. Sì, 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 ma infatti quella è una cosa, così come, così come, però a prendere i bollettini non medici, non ha neanche nelle gambe, quello voglio dire, a prendere i bollettini medici, quello, l'incidente che ha avuto a Pescara è un fatto traumatico, quindi sì, sì, no, ma per carità, non si mette in dubbio questo, non ci sarebbe neanche l'alea della recidiva, no. Quindi è vero che un giocatore che praticamente ha fatto sei mesi Roscomo. L'oroscopo. La società per il mercato di gennaio si poteva rivolgere a Abruzzo Rottami di Villanova senza dover arrivare a Milano. Buona questa. È caroccio questa. Buonasera, complimenti alle società per la buona campagna di acquisti e cessioni, ma non ci sarebbe ancora un po' di spazio per riportare Baebek a Pescara? Saluti e buon campionato, Antonio. E beh, insomma, poi l'ironia non manca. Buonasera a tutti gli ospiti, che ne pensate del piccolo stop di Falco? Ecco, ne abbiamo appena parlato, si parla di una distrazione, spero che sia solo quello quella del suo ginocchio e non di un acquisto poco accorto, visto che finora aveva disputato solo 8 partite, quindi presumibilmente il suo campionato non è iniziato alla grande. Duccio, facci sorridere tu, Antonella. Siamo arrivati a questo punto che dobbiamo... Tre gentil. Beh, insomma, se ci sono troppi infortuni possiamo sempre organizzare quel famoso pullman a San Gabriele, insomma. E andare... Senti, ma tu nella tua carriera... Chiamiamola carriera. Chiamiamola carriera, anche importante, insomma, anche le trasmissioni con Arbore, tuo fratello. Ho fatto di peggio perché poi è passato un po' in cavalleria. Io ho fatto diverse puntate con Roberto D'Agostino in radio. Ezio Luzzi mi parla sempre. Poi con Luzzi. Luzzi e Bassignano invece due anni a Radio 1 e ho perso il trend. Però sono cose che io non metto neanche nel curriculum, master, diceva mia mamma. Ho perso il trend tuttora. Con Ernesto Bassignano stiamo cercando di rimettere su una cosa importante, che so, lui è anche un grande cantautore impegnato politicamente, e stanno dovremmo festeggiare insieme sul palco, tra il serio e il facete voi, 50 anni dal 68, insomma, una cosa impegnativa per me, perché stare al passo con... Però dicevo, ti ringrazio perché la carriera dopo non sempre sta carriera si vede, si apprezza, anche un po' catacombale. Ti dicevo, Ezio Luzzi stravede per ma te. Io gli voglio il bene dell'anima, perché abbiamo fatto le cose veramente mirevoli, lui poi bravissimo eccetera, ma lui è appassionato di una mia canzone che è Borgo Marina e di Signorie, e lui c'ha la radio, sai benissimo, sì, ogni tanto ci sentiamo, mette pure qualche volta la canzone mia in radio, e giorni fa hanno rifatto un remake di Ho perso il trend, lui c'ha 80 anni, Bassignano ce n'ha quasi 70, e mi hanno chiamato per un collegamento, perché ero praticamente dal Porco Nazionale d'Abruzzo, si collegavano. E il problema che avevamo, io per 2 anni ho campato con l'ungulato.
Cioè il problema grave dell'Abruzzo è il cinghiale. Diciamo cinghiale, però è più bello l'ungulato, perché c'ha questo termine più scientifico. Però te ne sei andato a zonzo sul fiume, sul mare con Bimbolo Casciulli. Oh, bravo, allora, perché se ci va sempre una botta alla botte, una botta, dal porco nazionale siamo andati. E allora ogni tanto mi ricordo che dovrei essere anche un cantautore, e allora per dimostrare che non faccio solo stupidaggini, faccio pure stupidaggini serie. Vogliamo vedere qualche stupidaggine. Ho proposto una cosa a Mimmolo Casciulli, che è più matto di me perché è cancro, come me, abruzzese, quindi completamente folle, ha accettato. Vediamo allora questi. Bravo. Allora vediamo questi due personaggi che cantano. La sventurata. Cento giorni in mezzo al mare a navigare, cento giorni senza amore a faticare, star lontani dalla riva e dalla terra, poi ti immagini il perché si fa una guerra. Notte scura, notte buia, notte incantata, sulla chiglia di questa nave addormentata, ondeggia il mare, ondeggia il cielo, ondeggia la luna, ondeggia la chiglia di questa barca nella fortuna. Oh mamma mia, ma quanta follia, mi addormento in mezzo al mare, che mi tradisce e non mi fa sognare. Oh mamma mia, ma quale follia, mi risveglio in mezzo al mare, che mi rapisce e non mi fa tornare. Certi pesci che sanno nuotare, pure volano, volano a pelo sull'onda del mare. Tanti uomini non sanno sognare, non potranno mai volare sull'onda del mare. Come volano, come saltano quei delfini, giocano in acqua come bambini. Pieni di gioia e fanno l'amore e vanno lontano, mentre l'onda li accarezza piano piano. Oh mamma mia, ma quanta follia, mi addormento in mezzo al mare, che mi tradisce e non mi fa sognare. Oh mamma mia, ma quale follia, mi risveglio in mezzo al mare, che mi rapisce e non mi fa tornare. Mamma mia, ma quanta follia, mi addormento in mezzo al mare, che mi tradisce e non mi fa sognare. Allora, complimenti, complimenti Germano. Però una cosa voglio sapere prima di dare la linea alla pubblicità. Ma questa gente che sta esaurita, insomma... Purtroppo sta cosa ho cominciato a dire 22-23 anni fa. Purtroppo oggi... ci rendiamo conto un po' di più, però io sono stato lungimirante, perché poi tra l'altro gli dico, io sto la gente, e ognuno dice la gente sta esaurita, no, la gente. Pubblicità, torneremo tra pochissimo. Bene, di nuovo in diretta per l'ultima fase della trasmissione. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Stasera ne sono arrivati come sempre tantissimi, ma non siamo riusciti, perché tra l'altro c'è la presenza di Induccio molto... Allora, invasiva. Molto invasiva, ma molto bella. Questo l'ha mandato William. Non si potrebbe suggerire al Presidente di provare a fare uno scambio Cocco-Sansovini? William. Sansovini, tu dici che è William Gelsomino. Ormai sfumata la possibilità di prendere Embalo, certo. Questo credo che sia chiaro. L'ha anche detto.
Faembalo è uno dei sette. Può arrivare tra le prime quattro? Quarto, bella domanda. Sì. Quarto, ah, sì. Già, certo. Quarto può arrivare. Non so se ci arriverà. Ah, attenzione, c'è un proclama. No, dovevamo rinforzarci a gennaio, ed invece ci siamo drasticamente indeboliti, senza considerare il paracadute. Se l'obiettivo è la salvezza, allora possiamo raggiungere questo traguardo. Tutto merito del nostro presidente, che ha avuto gente come Benalì, Zampano e Mancuso, anche se partirà a giugno, per sostituirli con il nulla. Tutti i soldi incassati dai tempi di Verratti ad oggi? Mistero, vergogna. Ma adesso... sì, ma Benalì e Zampano hanno giocato pochissimo. Vabbè, ma voglio dire, ma adesso dobbiamo tornare a Mona. Non è per polemizzare col tifoso che ha diritto di dire quello che vuole, però la squadra la fa Zeman. Esatto. Se io fossi stato il presidente del Pescara, vedendo che all'allenatore alcuni giocatori non interessavano, magari pure io pensavo di darli. Io dicevo, è il caso di Benalì, che forse non avrebbe voluto dare alla società. Avessi, se ero Zeman, se ero allenatore, Benalì giocava, poi vedevamo gli altri, anzi, dicevo Benalì, Brugman e altri nove. Però c'è Zeman lì, che invece non ragiona così. E quindi il presidente dice, scusa, io se questo... non lo a fa fine giocare. Stagione mi vale la metà, meglio che lo do via adesso. Cioè, questi sono ragionamenti difficili da accettare da tifosi, ma che hanno una logica. Non è questo il problema del Pescara. Semmai, diciamo, si potrebbe parlare di ha qualche altro. Ha chiesto Mariani, non arriva Mariani. Ecco, semmai si può parlare di quello. Mariani. Semmai però si creerà un alibi alla fine, Zema, perché sì, dirà non mi avete preso Mariani. Se l'allenatore del Pescara ti chiede che dira o Emre Can, gli dici ieri sera dove ti sei trattenuto. Mm. Se l'allenatore Pescara ti chiede Mariani e tu dici è fuori dal nostro target, e dopodiché mi porti cinque ragazzotti che saranno di belle speranze, ma sono, voglio dire, a differenza nel palmarès fra Mariani e uno di questi che è arrivato, dove sta? Ecco, allora c'è da dire che discorso avete fatto con l'allenatore a giugno scorso. Perché se io ti dico no a un giocatore che è fuori dalla mia portata economica ha un senso, se io ti dico no a un giocatore e poi ne piglio tre che più o meno economicamente valgono lo stesso. Macin. Macin. Adesso arriva questo qua, no, Macin, Macinin. Sì. Wendestein. Wendestein, voglio dire, sarà pure bravissimo, però avevi Benalì, lui voleva Mariani e tu prendi Macin. Sarà bravissimo, ma qualcosa non torna. Questi sono i discorsi. Sull'altro non sono d'accordo. Allora, Pescara-Perugia. Che partita, Davide? Pescara-Perugia, io ripeto, come dicevo prima, ho smesso di sperare nel Pescara di Del Zemaniano, per cui mi accontento, come dice Walter, del risultato. Spero che, tutto sommato, e la squadra si comporti come nelle ultime uscite. Io credo che in questo caso si possa riportare a casa un risultato positivo. Penso, speriamo di continuare nell'1-0, perché tutto sommato porta in tre punti l'1-0. Quindi io non credo, anche per tutto questo che stiamo dicendo adesso, c'è tutta una serie di motivazioni per le quali non credo che questo Pescara avrà mai le sembianze volute da Zeman. Per cui per me va bene come sta andando nelle ultime giornate. Luca, ottimista o pessimista? Ottimista assolutamente, sì sì, beh, sarà una bella partita, io penso che la tradizione sia favorevole a noi, per cui spero tanto che il Pescara possa vincere, anche con un risultato più importante, perché no? Anche perché Pettinari ora che ricominci a segnare, no? E direbbe anche Luigi, anche vedendo il bel gioco. Lasciamo per ultimo Nduccio, a cui faremo fare un appello ai tifosi, alla società e all'allenatore. Lo lasciamo a te. Allora, Luigi, partita comunque importante, perché il Pescara deve dimostrare continuità in questo momento. Deve continuare. Speriamo di vedere qualcosa di buono e speriamo di vedere tracce di gioco. E poi speriamo di vincere, perché poi l'abbiamo detto, il risultato è quello che in qualche modo va ad edulcorare qualunque cosa, va in qualche modo ad addolcire anche la delusione di non vedere il Pescara che ti aspetti. Quindi il risultato è la prima cosa, però qualche trama di gioco che
finalmente ci possa far illudere che da qui alla fine del campionato, perché poi il campionato di Serie B è molto lungo, le cose possono cambiare, ci possa essere, oltre la classifica che migliora, anche qualche soddisfazione dal punto di vista estetico. Walter, nella formazione iniziale probabilmente non ci sarà, ma l'unico convocato dei nuovi è Yamga. Sì, è un altro dei piccoli misteri di questo mercato di gennaio. Sì, la formazione iniziale probabilmente sarà quella di Foggia con Carraro, più probabilmente Carraro che Canutè al posto di Proietti, il resto non dovrebbe cambiare nulla, per quanto il Capone a Foggia non ha molto soddisfatto, ma secondo me lo confermerà. Allora, c'è una domanda proprio per te, guarda, signor Nerone, non le sembra che Zeman, quando è arrivato, abbia trovato una squadra demotivata e con giocatori non propriamente idonei per la Serie A? E non le risulta che si sia dimesso a settembre? La sua unica colpa è quella di amare troppo il suo mestiere, quasi quanto Sebastiani ami le plusvalenze. Daniele, che probabilmente non è Daniele Sebastiani. Quando dovesse arrivare un presidente che non ama le plusvalenze, io mi comincerei a preoccupare. E non è per difendere Sebastiani, perché le plusvalenze le piacciono anche a Marotta e Agnelli, che infatti con la plusvalenza di Pogba hanno preso Higuain. Le plusvalenze piacciono pure a De Laurentiis del Napoli, che con la plusvalenza di Higuain se l'è messa in cassa e non ha preso quasi nessuno. Quindi Zeman, che si era dimesso, ce l'ha detto lui, che non era contento, lo sapevamo, però ha un'età e un prestigio tale che se inizi il campionato il giorno dopo non hai più nessuna attenuante. Ha l'età e il prestigio che gli impongono di lavorare e di dare risultati, magari non eccezionali perché la rosa è quella che è, ma sta storia delle dimissioni e le dimissioni o si danno o non si danno. Parlarne dopo averle date e ritirate non ha senso. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, se non allora, vuoi polemizzare, io ho un altro concetto di dimissione, perché non lo so, qua abbiamo il Fuggia sindaco, come si chiama, l'ex l'emerito sindaco di Pescara, sembra che politicamente, non lo so, mi ricordo che loro hanno 20 giorni per ripensarci, sì, loro i sì, sindaci, ma solo De Gasperi per poter fortificare il governo si dimise credo innumerevoli 9 sì, volte, 10 volte, non lo so, sì, una cosa del genere. Quindi la dimissione è anche un fatto sì, tattico. Serve anche. Certo, cioè a far favorire la gente, a dare il lavoro a tutti i giornalisti, tanto le accesso tutte le televisioni, che è successo, ma non se ne va, oddio, lo sapevo, eccetera. E poi niente, vabbè, eccoci. Io Lucio, sono... chiudiamo con questo appello. L'appello è che dobbiamo volere bene ai colori sociali. Come tenso. Certo. Io nonostante c'ho un po' di mal di gola, sono messa la sciarpina leggera, perché se no c'è un altro colore, quindi non era il caso. Io sono molto ottimista, sono molto zemaniano, perché dico la verità, giro un pochino per i campagni di tutta Italia, diciamo del centro Italia. Beh, insomma, specialmente su Roma e su Foggia, beati voi che c'è, quindi è un fiore all'occhiello. È chiaro che se lui, insomma, vedendolo come un trattorista, non c'ha i motori buoni che vorrò spare, per dirla in termini agricolo. Io poi credo che più ne parliamo bene, più magari la cosa si infervora e va avanti. Vuoi sapere, chissà. Per domani, sì. Io penso che vince minimo 1-0, penso. E poi, come disse il cieco, staremo a vedere. Bene, allora grazie a Germano D'Aurelio, in arte Induccio, grazie agli ospiti di questa sera, grazie a voi che ci avete seguito da casa, ai tecnici, alle camere, a Diego Martelli, a Naomi Polidoro per il coordinamento, in regia a Danilo Cinquino, sempre impeccabile, in redazione a Tatiana Conetti e soprattutto questa sera a Pierluigi Tarquinio. Grazie a voi tutti e buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone.
faccia che farai, così felice e sbalordito non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici.